questa stupenda location incontriamo i nostri medici. Quattro professionisti della nostra salute, del nostro star bene, si presentano negli splendidi locali dei Vini Corvo a Casteldaccia. A voi frammenti della loro presentazione. Il mio dietologo, con lui mi sento accolta ed ascoltata. Perché si dovrebbe mangiare? Si dovrebbe mangiare proprio per nutrirsi. E viene proprio per scontato, vabbè, ma bisogna mangiare per nutrirsi. Ma è proprio l'elemento più importante su cui costruire un sano rapporto con l'alimentazione. Ecco al titolo del rapporto con il cibo. Molto spesso il problema parte dal conflitto col cibo. Io ho conosciuto Andrea così, io faccio un'alimentazione corretta con un nutrizionista, non ci credevo che era così bravo, veramente. I sei professionisti di un territorio sono in grado di collaborare insieme in maniera sinergica, creiamo valore per i pazienti. Voglio promuovere, l'ho detto già più volte, la cultura a prendersi cura di sé. Non possiamo essere d'aiuto agli altri se stiamo male noi. Ciascuno enuncia i propri principi fondamentali. Le ragazze che vedete in fondo sono tutte le mie collaboratrici. Curatore Righini! Ah, perfetto! Allora la mia prossima visita da voi! Tanti ragazzi giovani hanno fatto e stanno facendo dei bei percorsi. Di questa cosa sono veramente fiero, perché stiamo creando delle opportunità lavorative a Casteldaccia, ed è giusto, doveroso, che questa cosa venga portata avanti. Grazie di aver deciso di trascorrere questa mattina con noi. Io sono un odontoiatra e collaboro con Massimiliano ormai dal 2009 e ho il ruolo nell'ambulatorio di colui che si occupa dell'ortodonzia, che è quella branca dell'odontoiatria che si occupa di denti allineati in un buon sorriso e una buona occlusione, di dolore orofacciale ed equilibrio cranio-mandibolare. E poi mi occupo dell'approccio odontoiatrico a quei disturbi del sonno come il russamento, le apnee e il bruxismo. Avere un bel sorriso, avere qualcosa che ci piace, che apprezziamo, ci motiva anche a prendercene cura, quindi diventa più facile prendersi cura della bocca e fare anche prevenzione. Io condivido una missione ed è veramente un privilegio per me. Grazie. Dalle solite palestre che ormai abbiamo nel territorio e hanno un'accezione completamente negativa in quanto prevedono l'allenamento per una moltitudine di persone e quindi non più un allenamento mirato ma qualcosa di diciamo ormai generalizzato. Quindi all'interno invece della nostra boutique ci teniamo a precisare che siamo tutti laureati in scienze elettrica motorie, quindi tutti dei professionisti che appunto collaborano tra di loro per cercare ovviamente di produrre benefici. Qua abbiamo un ospite, oggi è venuta qui per... Intanto è un piacere essere qua, devo dire la verità. Un ambiente spettacolare, è un ambiente particolare. Perché sono in cura con il dottore Righi che ci ha invitato a questa esperienza simpaticissima, dove c'è per l'appunto un team che si occupa di cose diverse e sto incontrando della gente simpatica come te. Grazie. Ciao, saluti i miei follower. ciao a tutti.